Ciao, sono Anna e sono una specialista in diva. Ti è mai capitato di soffrire di lombalgia? Sei affetto da lombalgia e non sai come curarla? Seguimi perché ti spiegherò come con Indiba Fascia possiamo trattare la tua lombalgia. Che cos'è innanzitutto la lombalgia? La lombalgia è un dolore sicuramente presente nella tua zona posteriore della schiena, ma che molto spesso può scendere fino alla gamba. In quel caso, le strutture della tua schiena staranno riferendo il dolore anatomico non solo alla zona lombare, quindi muscolare e la zona di tuo interesse, ma probabilmente il dolore starà scendendo. Perché il dolore non è solo locale, ma riferisce? Perché probabilmente sarà un dolore fasciale. Ora, seguimi perché ti spiegherò che cos'è la fascia e quindi il trattamento Indiba. Prima di arrivare a questo, ti spiegherò che cos'è Indiba e cosa fa Indiba. Indiba è una terapia molto conosciuta in fisioterapia, è una tecnica che comunemente probabilmente conoscerai come TECAR. In realtà oggi noi non parliamo più di TECAR, ma parliamo di terapia cellulare attiva, perché abbiamo un grosso effetto sulle cellule biologiche. Abbiamo due tipi di elettrodi, abbiamo qui vediamo, schematizzato l'elettrodo capacitivo e l'elettrodo resistivo. L'elettrodo capacitivo è quello più scuro, è un rivestito di un materiale plastico che mi permette di lavorare sui tessuti più superficiali. L'elettrodo resistivo invece mi permette di lavorare sui tessuti più profondi. E quindi questa, che è la nostra membrana della cellula, in realtà rappresenta per esempio il tuo braccio, quindi le cellule del tuo tessuto. Che cos'è la fascia? La fascia è una rete che riveste tutto il tuo corpo. Io la paragono un po' a una pellicola, a un film che ti avvolge completamente, ma avvolge non solo, quindi non da considerare soltanto come una seconda pelle, ma è una fascia che avvolge tutto, avvolge gli organi, avvolge i muscoli, riveste un po' tutto. Ha la funzione di unire tutto nel corpo, organizzare, ma anche separare. Che cosa significa questo? Significa che è tutto unito, cioè quindi dal mio piede alla mia spalla vi è un'unità di rete che unisce tutto. Cosa significa? Che se io per esempio vado a creare una restrizione di movimento nel mio braccio, avrò che l'astiramento verrà riferito fino al, per esempio, il mio piede. Quindi se non vado a lavorare sulla mia restrizione a monte, probabilmente non rilascerò il tessuto che sta tirando. Ecco perché probabilmente il tuo fisioterapista Indiba, che lavora con la fascia, lavorerà lontano dalla tua sede di dolore, perché se non vado a rilasciare questa adesione, non avrò il rilasciamento del dolore nella tua sede di interesse. Quali sono i tools che andiamo a utilizzare? Sono questi qui, vedete un po', e abbiamo diversi tools. Perché abbiamo diversi tools? Perché mi permettono di lavorare su aree anatomiche differenti. Per esempio, questo qui è un tools che mi permette di lavorare meglio su zone anatomiche un po' più ampie. Lo posso utilizzare in tutte le sue curve, quindi per esempio dalla parte concava, dalla parte convessa, ma anche dalla parte convessa più piccola, perché in questo modo sarò meno invasivo, a seconda ovviamente dell'angolazione che comunque decido di utilizzare, oppure la posso usare dalla parte convessa, quindi sarà un po' più profondo nel tessuto e sicuramente un po' più provocativo. Diversamente con lo stesso tools, se ho voglia di lavorare un punto un po' più piccolo, quindi uno spot algico, posso pormi sulla zona e lavorare il mio punto e la mia aderenza. Questo è il primo tools. Abbiamo un altro tools, che è questo qui, che per esempio lavora meglio sulle zone anatomiche un po' più piccole. Pensate per esempio al mio braccio. Quindi andrò a lavorare la fascia brachiale, scegliendo angoli differenti. Lo posso usare in tutta la sua interezza, quindi anche qui essere un po' più puntuale, lavorare puntualmente, oppure lavorare dalla parte convessa. Il terzo tool è un tool che lavora più puntiforme, quindi per esempio nel caso del mio braccio, se sono per esempio una tendinite, mi permette di lavorare molto bene il mio tendine in disfunzione. Ok.
Su che principio lavoriamo? Ci riferiamo a un principio che è noto come il principio miofasciale, catene, meridiani, miofasciali di Thomas Mayer. Thomas Mayer classifica i meridiani in differenti catene, superficiali, profonde. Quelle a cui facciamo riferimento più agevolmente sono le superficiali, la posteriore e l'anteriore. Come vedete qui si ripresenta il discorso che vi facevo, quindi le catene miofasciali vanno dalla testa verso il piede, quindi per esempio calcagno dietro il ginocchio, tuberosità ischiatica e sale fin sopra l'occipite. Ecco perché una restrizione in tutta questa catena può determinare un problema, per esempio, in alto. Qual è il mio effetto con i tools in Diva? Sicuramente combino l'effetto della macchina, che ha un grosso potenziale sul tessuto connettivo, che altro non è che il tessuto fasciale, lo combino a un'azione meccanica data dai tools. Quindi che cosa vado a fare? Vado a sbloccare le aderenze, vado a ripristinare l'elasticità del tessuto, sia connettivo sia muscolare, ad aumentare la temperatura, quindi a portare sangue e migliorare l'elasticizzazione, aumentare la stabilità articolare, perché un muscolo in disfunzione determinerà una non congruenza tra i capi articolari che non si muoveranno adeguatamente. Quindi avrò una riduzione del dolore e una riduzione dello spasmo muscolare. Su cosa lavoro quindi nella lombalgia? Sul dolore, sullo spasmo muscolare, su una mobilità limitata, perché affinché il nostro corpo lavori in maniera adeguata è necessario che vi sia una mobilità tra i piani, sull'infiammazione, nel ridurre l'infiammazione e su una possibile compressione del nervo. Quali sono quindi gli effetti nella lombalgia? Diminuzione del dolore della zona lombare, rilassamento della muscolatura lombare, miglioro la postura, li rilascio le aderenze miofasciali e miglioro la mobilità del paziente bloccato. Le controindicazioni. Le controindicazioni sono le controindicazioni della tecnologia Indiva, quindi gravidanza, pacemaker, infezioni, combinate alle controindicazioni proprie della tecnologia fasciale. Ora vediamo un esempio pratico di trattamento della lombalgia. Prepariamo un attimino la zona di lavoro. Mettiti pancia in giù, testa qui. Ok, Valeria, puoi passarmi i guanti? Grazie. Probabilmente andremo a trattare sicuramente la zona lombare, però potremo trattare delle aree lontane rispetto alla nostra zona di interesse. Probabilmente sarà la zona addominale, probabilmente anche problematiche glutee, dell'arto inferiore o magari crociatamente potremo trattare anche la spalla. In questo video vi faccio vedere un pochino la manualità in Diva, il trattamento in Diva e sulla lombare e magari un trattamento anteriore della zona del diaframma. Prepariamo la placca, utilizziamo un po' di crema, la poniamo sulla pancia così, in modo tale che il nostro circuito abbia di mezzo il nostro tessuto leso e andiamo a prendere un tools che meglio si adatta con la regione di lavoro. Utilizziamo un po' di crema, andiamo a preparare il tessuto alla reazione, a desensibilizzarlo. Magari facciamo una scansione della linea fasciale. Quindi possiamo, per esempio, lavorare puntuali su un punto di aderenza oppure lavorare, per esempio, tra i setti. Quindi, per esempio, possiamo lavorare ora sul diaframma, mettiti pancia in su. Ok, e
e possiamo lavorare tutta la zona del diaframma. Spero con questo video di averti dato un'idea del trattamento in diba di fascia nella lombare. Spero che sia stato di tuo interesse. Continua a seguirci sul canale YouTube Indiba Active.